Ragazzi, bentornati in questo nuovo video qui sul canale. Registro questa piccola notizia su Twitch perché appunto adesso è arrivata, quindi chiaramente noi non ci facciamo scappare nemmeno uno scoop. Hanno, come vedete, annunciato la Rarity Collection 2. Il pacchetto è diverso da quello che abbiamo visto, meglio, è molto simile però a questo pattern un po' floreale, azzurro, e devo dire che è figo il pacchetto. E c'è un'importante novità che potete leggere sin da subito sul pacchetto: ci sono 9 carte per pack, a discapito delle 5 che erano nella Rarity Collection 1. Non so cosa dire, me l'aspettavo, non me l'aspettavo, a dire il vero, entro 6 mesi dalla pubblicazione della prima Rarity Collection. Mi sembra un po' strano anche, se volete la mia opinione. Comunque, hanno mantenuto le rarità che abbiamo visto nella prima Rarity Collection, ora dovrò dire. Speriamo che siano state anche migliorate, seguendo i feedback delle persone. E quindi avremo Quarter Century, Prismatic Ultimate e Prismatic Collector, nonché ovviamente le Platinum. Oltre a queste ci saranno anche le rarità base, quindi Super, Ultra e Secret. E davvero non so cosa dire, perché non me lo aspettavo. Ogni pacchetto conterrà 2 Secret, con sempre una possibilità su 4 di vedere quella secret diventare una platinum o una quarter, quindi c'è la possibilità raddoppiata in un pacchetto. Ci sono 4 ultra rare e anche qui con una possibilità su 6 che queste siano prismatic collector o prismatic ultimate, e infine 3 super. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che se con la prima rarity collection avevamo 82 carte, di cui 2 alternative art, quindi se vogliamo dirla tutta 80 carte, qui con 9 carte per pacchetto, o il numero sale o ci sarà molta densità di doppioni all'interno dei pack, all'interno dei box, meglio dovrei dire. Quindi sono dell'idea che vedremo un set non di 80 carte, ma di quasi il doppio. 140, forse un po' meno. Ci viene anche detto che tutte le carte sono diverse dalla prima Rarity Collection. Ciò sta a significare che non vedremo cose come Ash, cose come Ghost Bell. E quindi, se avete intenzione di prendere le carte, non aspettatevi che appunto vengano ristampate qui dentro quelle che avete già visto nella prima rarity. Ora però arriviamo un po' al succo del discorso, perché Diego, cosa c'è dentro questa rarity? Ci hanno dato una piccolissima preview, ok? Per esempio, Access Code Talker, Magician Souls. Io adesso mi devo immaginare Access Code Quarter, mi viene già l'acquolina in bocca. Idem Magician Souls, che è una carta abbastanza costosa ancora, nonostante non venga giocata, ma soprattutto Access Code, ripeto, la versione Starlight è bellissima, quella Quarter lo sarà di conseguenza. Ci saranno poi all'interno anche carte non proprio giocatissime, come Silent Magician e Silent Swordman. Ciò sta a significare che molto probabilmente vedremo anche altre reprint di carte che non hanno mai ricevuto troppe stampe. Queste nello specifico erano, se non mi sbaglio, del Duelist Pack di Battle City, e appunto devono uscire i supporti per quelle carte lì, per il deck di Yugi Muto in Legacy of Destruction, come potete anche ben leggere qui, ad aprile, a fine aprile, e quindi loro hanno pensato bene di buttarle qui dentro. E poi una pletora di entrap incredibili: Drollen Lockbird, Ghost Ogre e Snow Rabbit, Ghost Mourner and Mullin Chill e Fantastical Dragon Phantasmay. Tutte carte che vengono giocate come droll, che ha poche stampe, rarizzate, se la mettiamo in questi termini, una collector e una ultimate, e le altre, cioè, non è mai stato stampato secret, come Veiler, tra l'altro. Phantasmay, idem, è una carta costosissima che non viene ristampata dal 2020, credo, e anche Mullet, Chill, Ghost Mourner, ha pochissime stampe rarizzate. C'è Starlight, c'è Secret, e poi c'è Ultra, sempre dai teen, quindi una ristampa va più che bene. E in più, ci viene detto che verranno ristampati anche tutti i pianeti di Visas, quindi ci possiamo anche immaginare che possano essere ristampate altre carte di questa lore per andarla a rarizzare. Anche qui, per esempio, potrebbe essere che vadano a ristampare, Visas stesso, dal momento che ci sono i pianeti, Visas Samsara, Visas Amritara. Ci sono tantissime opzioni.
E pensate ad avere tutti questi pianeti quarter century, sarebbe fighissimo. E infine ci viene detto che verranno anche stampate all'interno di questo pacchetto le versioni variant di Mascherena, Rescue Cat e Appaloosa. Ma questo non significa che ci saranno solo quelle versioni, anche se è una buona notizia, da un momento che la versione su moto di Mascherena e il Rescue Cat con il fischietto avranno finalmente un po' di gloria. Appaloosa ce l'ha avuta in Magnificent Mavens, ma era ultra, quindi vederla Secret sarà tutt'altro discorso. Oltre a questo, però, nel momento in cui l'anno scorso, che poi non era tanto l'anno scorso, era 2 mesi fa, è uscita la Rarity Collection, abbiamo visto Eldritch e Unicorn arrivare anche con le loro versioni normali. Quindi mi viene logico pensare che Mascherena, Gatto da Soccorso e Appaloosa arrivino anche con l'artwork originale che li rappresenta. E questo sta a significare che nel caso di Rescue Cat avremo una stampa nuovissima, nel caso di Appaloosa e Mascherena le quarter andranno ad abbassare, credo notevolmente, il prezzo delle Starlight, che non erano a prezzi accessibili. In più, penso proprio che dal momento che in questi ultimi giorni si stanno facendo molte storie riguardante il prezzo delle carte, no? Sapete? Non è da escludere che qui all'interno della Rarity Collection 2, in uscita il 23 maggio 2024, non ci sia anche qualcosa di Age of Overlord. Non lo so se sarà Diabelle, non lo so se sarà Typhoon, non lo so se saranno gli Horus, non so nemmeno se sarà Little Knight, per esempio. So solo che probabilmente ci sarà qualcosa di costoso che verrà ristampato per abbassare ulteriormente il prezzo del gioco, perché quello è il motivo per cui arriva già così presto questa seconda Rarity Collection. Non per altro, è semplicemente che Konami vuole abbassare il prezzo del gioco per renderlo più accessibile a tutti, e che ovviamente è una cosa che fa felici sia i giocatori che Konami, perché ne avrebbe di più a cui vendere i box. Quindi ragazzi, fatemi sapere con un commento cosa ne pensate di questa seconda Rarity Collection che arriverà il 23 maggio. Io comincio già a mettere da parte i box mese per mese. Lasciate un mi piace, iscrivetevi se ancora non l'avete fatto e passate in live su Twitch. Noi ci vediamo in un prossimo video. Ciao ragazzi.